Buongiorno a tutti, siamo qui in provincia di Pordenone, in una gigantesca fabbrica abbandonata. Una fabbrica con edifici multipiano e un magazzino principale, un grande edificio che è lungo quasi 200 metri. Questo è quello più piccolo che lo fiancheggia. Poi vedremo se riusciremo ad arrivare anche sul tetto del quarto piano. L'edificio è veramente enorme. Eccoci qua. Usiamo la nostra pila per vedere meglio. Anche qui vediamo i soliti murales. Direi che l'edificio, nonostante l'abbandono, è in condizioni più che buone. Ovviamente questo edificio, anzi questi edifici sono giganteschi, quindi dividerò il filmato in vari filmati che poi monterò in un unico video. Io come sempre vi chiedo di mettere sia mi piace alla pagina, quindi di diventare miei follower, che di mettere mi piace al video. Ovviamente vi dico, l'edificio è enorme e ce ne sono più di uno, quindi fra un po' interromperò questo filmato per farne un altro, poi li monterò tutti insieme e non voglio annoiarvi con una gita di un'ora, ma riassumerò tutto in un video di 20 minuti circa, a seconda di quello che di interessante troveremo andando avanti. E questa volta sono venuto in compagnia, visto che è una cosa più impegnativa e si potrebbero anche trovare degli ospiti non desiderati. Iniziano le scale, ci vediamo fra poco nella seconda parte. Proseguiamo nella visita di questa fabbrica, che probabilmente era di filati da quello che abbiamo trovato in rete. Qui vediamo delle infiltrazioni dei piani superiori che fra un po' andremo a visitare. È incredibile la grandezza di questo edificio. Ora che siamo dentro, da Maps sembrava lungo 200 metri, ma ora che siamo dentro, guardandolo da una parte all'altra, probabilmente sono 300 metri, e questi sono i condotti dell'aria. Cioè, in questi condotti dell'aria si può gattonare in tre, uno a fianco all'altro, pazzesco. Questo è un po' più stretto e questi ancora un po' più stretti, ma è incredibile. Credo che ce ne sia uno anche sotto i nostri piedi. Eh sì, qui ci sono dei sotterranei, qualcosa. Forse ci sono dei contattori lì, o quello che resta, sì, ci sono i contattori, quello che resta dei contattori. Anche in questo caso, per entrare, non abbiamo scavalcato nulla. C'è un parco pubblico che confina con questo edificio e il parco pubblico ha un ingresso aperto che porta qui dentro. È piuttosto comodo. Tra l'altro comodissimo, neanche da accucciarsi.
Abbiamo notato che qui dietro l'edificio, su queste qui a lato, ci sono praticamente dei canaletti che convogliavano l'acqua all'interno dell'edificio. Probabilmente era acqua utilizzata per il raffreddamento di qualche lavoro oppure per il lavaggio. Ovviamente non è ben chiaro. Sappiamo solamente che intorno a questo edificio c'è un fiumiciattolo che è ricco di flora e fauna. Tra l'altro cigni, anatre, oche, un sacco di uccelli selvatici. Una zona veramente bellissima ed è proprio in, fiancheggia un lato di questo edificio. Mentre qui possiamo vedere quello che probabilmente era un locale caldaie o veniva utilizzato comunque per lavare i filati o per qualche lavorazione che veniva fatta qui all'interno. Qui vediamo uno sportello tipo di un forno che non ha più una parete. E infatti ci si passa attraverso. E qui vediamo dei sotterranei, tra l'altro. E da qui si ritorna di nuovo nell'edificio principale. Ricordo a tutti gli appassionati di Urbex che una regola, diciamo scritta, dell'esplorazione urbana è quella di non appropriarsi di nessun oggetto che si trova all'interno. Fermo restando che onestamente se trovassi qualcosa di valore farei difficoltà a non prenderlo. Però comunque l'importante è non danneggiare, non rompere nulla per entrare e non danneggiare quello che si trova all'interno delle strutture. Questo è, direi, fondamentale, che è anche una buona regola di una persona educata. Eccoci qui. Qui siamo arrivati praticamente alla fine dell'edificio. Su quel muro con la scritta Dark, il muro e l'edificio finisce. E la roba pazzesca è, guardate dove inizia in fondo, sono 300 metri di edificio e abbiamo fatto solamente il piano terra. Per esempio qui c'è solo il piano terra, perché vediamo che c'è un solaio qui, però nella parte centrale dell'edificio ci sono anche i piani superiori che adesso andremo a visitare. Ci vediamo tra poco. Siamo ancora al piano terra e qui voglio farvi vedere questo muro. È caduto l'intonaco e come potete vedere questo muro è fatto di pietra naturale. Qui questo muro ha probabilmente un centinaio di anni o comunque è molto vecchio, perché una volta si costruivano i muri con i sassi. C'è anche una striscia di mattoni, per carità, però ci sono i sassi dentro, una cosa che non si usa più salvo sui rustici di montagna. Beh, diciamo che il piano terra qui l'abbiamo finito. Adesso andiamo a metà edificio dove ci sono le scale che ci portano in alto e poi vedremo anche il primo e il secondo piano, e se riusciamo andiamo anche sul tetto. Eccoci qui, siamo fuori e possiamo vedere il primo e il secondo piano. E qui c'è un passaggio che dal primo piano del primo edificio, quello grande, che vediamo qui, che abbiamo appena fatto il piano terra, porta al secondo edificio dove siamo adesso. Prima di andare al primo piano e al secondo piano, però, abbiamo pensato di vedere questo secondo edificio, che è quello piccolo. E questo, signori, è l'edificio piccolo. Non vi dico altro, questo è l'edificio piccolo ed è lungo 100 metri, quasi. Se fosse pulito per terra ci si potrebbe fare una partita di calcio quasi. Pazzesco. Pazzesca la grandezza di questi edifici. E ripeto, questo è quello piccolo e ripeto, c'è anche un primo piano anche qui.
vedremo se troveremo le scale per accedere al primo piano, oppure dovremo accedere al primo piano attraverso l'edificio più grande e il soprapassaggio. Quella specie di galleria che dal primo piano dell'edificio grande porta al primo piano di questo edificio, che è quello piccolo. Anche se, ripeto, chiamarlo edificio piccolo fa ridere, perché l'edificio piccolo è lungo quasi 100 metri. Ci sono le scale? Ecco, ci sono le scale di qua. Adesso andiamo su e poi vediamo cosa troviamo. Dopo aver fatto queste bellissime scale, in stile antico, molto belle, sembrano addirittura in marmo, qui possiamo vedere il primo piano dell'edificio piccolo, quello che è lungo circa 100 metri. E qui ci sono i buchi che prima abbiamo inquadrato per vedere sopra. Qui sicuramente c'era qualche apparecchiatura, qualcosa, perché vediamo anche i buchi sopra, forse era fissato qualcosa, perché i buchi sono abbastanza regolari, ce ne sono altri. Anche se sai cosa, mi pare un solario piuttosto fino, non vorrei ci fosse qualche pericolo di crollo. E comunque non serve tornare nel primo edificio, al piano terra, perché abbiamo trovato il secondo passaggio. Lì in fondo c'era il primo, la prima galleria, la prima comunicazione al primo piano, e qui c'è la seconda, quindi possiamo passare direttamente al grande edificio, quello di 300 metri, e siamo già al primo piano. E qui diciamo che la pila non serve neanche, perché c'è un'illuminazione eccezionale, nonostante ci sia comunque un altro piano sopra, e qui lo possiamo vedere l'altro piano, perché qui possiamo vedere il secondo piano, e questi buchi sono troppo regolari. Qui c'erano delle apparecchiature, c'era dei macchinari, qualcosa, forse qualcosa veniva o mandato verso su o portato verso giù, oppure c'erano delle colonne, qualcosa che collegavano i due piani. Eccolo qui il rumore dell'acqua che sentivamo prima, che c'è in sospettiva, è sempre quel fiumicciattolo di prima, anche se qui onestamente non lo vediamo molto limpido. Nella parte dietro dell'edificio era molto più limpida l'acqua. Una bellissima passeggiata anche per le famiglie, ovviamente intendo quella vicino al fiume, perché venire con una famiglia qui dentro non sempre è il massimo, anche se io ci porto i miei figli, perché alla fine siamo onesti, chi da piccolo non è mai entrato in un edificio abbandonato? La villa del paese che si racconta ci fossero i fantasmi, oppure il castello in montagna, o i sotterranei di qualche condominio. Chi non ha mai avuto da bambino il sogno di visitare un edificio abbandonato? E più grande era l'edificio, più si pensava di poterci trovare dentro i tesori. Da piccolo magari giocattoli, adesso che si è grandi magari si pensa di entrare in una base militare e trovare, non lo so, dei pezzi di proiettile o altre cose che in realtà c'è poco da dire, non si trovano. Io in tutte le mie visite, e ormai sono oltre le 30 visite fatte in un anno, io nell'ultimo anno ho fatto quasi 7000 km in macchina per fare queste circa 30 visite, 30 visite su 60-70 posti che ho visitato, che molti li ho trovati chiusi, quindi non ho potuto entrare. Però in questi 30 posti, 35 dove sono entrato, l'unica cosa che ho trovato onestamente, e ho trasgredito la regola dell'Urbex che dice di non portare via niente, ho portato via una latta d'olio americana del 1983 che ho restaurato, latta d'olio di 30 litri, che donerò quando aprirà al museo che ci sarà nella base backyard di Grezzana, un museo organizzato da un'associazione che conserva e
organizza le visite guidate in questo bunker. Gli ho già comunicato che quando apriranno il museo gli donerò la mia latta. Non ne ho viste tante in giro, quindi non voglio dire che sia rara, ma è comunque un oggetto della guerra fredda. E anche da qui potete vedere quanto grande è questo edificio. Qui ci sono circa 200 metri per arrivare in fondo. Qui ce ne sono altri 30, senza contare che l'edificio sotto è più grande, perché l'edificio sotto continua al piano terra. E lì ci sono i solai. Qui possiamo vedere questo locale tecnico, dove ci sono queste porte di mandata, dove facciamo uscire l'aria. Qui vediamo un super ventilatore che serviva forse per asciugare o comunque sparava fuori l'aria che veniva poi convogliata a seconda di quale di queste porte era aperta, veniva convogliato dalle altre parti dell'edificio. Possiamo vedere anche qui. Il giornale datato 25 agosto 2008. Qui possiamo vedere il forno come al piano terra, però questo è il primo piano anche degli ugelli, quindi è più completo. E poi avevo visto un'altra cosa, quello qui, questo è uno scambiatore di calore. Qui, se questo è veramente un edificio dove venivano prodotti dei filati, qui poteva essere uno dei luoghi dove li lavavano e li pitturavano. Eccoci qui al secondo piano dell'edificio, quello grande. Come abbiamo detto, al piano terra l'edificio risultava lungo circa 300 metri, perché al piano terra c'era anche questa parte che aveva i solai che avevamo inquadrato prima. Quindi qui a questo piano siamo un pochino più corti, siamo sui circa 200-250 metri. Lì in fondo, quella stanza, sono altri locali tecnici con le ventole come quelli che abbiamo visto al primo piano. Sono uguali, identici. Qui ci sono delle infiltrazioni dal tetto, perché qui sopra dovrebbe esserci il tetto, però salendo ci siamo accorti che c'è anche un quarto piano, o meglio, ci sono dei locali forse tecnici al piano sopra. Io di solito non lo dico mai, però questa volta lo dico. Qui ho visto dei bei murales e questo che vedete davanti a voi è uno di quelli. Onestamente, piuttosto di scritte svastiche o altre cretinate, un murales come questo è veramente molto molto bello, anche se alla fine chi non entra qui non lo può vedere. Però ripeto, fa piacere vedere queste forme d'arte metropolitana piuttosto che danneggiamenti e atti vandalici. Qui potete vedere ancora dei bagni, abbiamo visto molti bagni in questa fabbrica, veramente molti bagni. Qui possiamo vedere l'edificio di prima e il passaggio che abbiamo preso per ritornare nel primo. Questo è il secondo edificio, quello lungo circa 100 metri. E qui ci sono ancora lavandini. Ancora lavandini. E abbiamo visto un altro bel murales. Molto bello. Stile steampunk. Ripeto, io non sono un amante dei murales, però preferisco vedere una cosa simile piuttosto che atti vandalici. Qui vediamo le porte intatte, ancora in plastica, che abbiamo visto distrutte al piano terra. E tra un po' proveremo ad andare su per di là. Lì teoricamente c'è il quarto piano. O meglio, il terzo piano più teoricamente il quarto sopra. Adesso vedremo cosa troviamo. Eccoci sul tetto. Possiamo vedere un panorama veramente pazzesco. Questo è il tetto del primo piano. Stiamo attenti a dove mettiamo i piedi, perché i soffitti qui sono alti 4 metri. Faccio che ti vedano
Qui c'è questa ciminiera. E adesso proveremo ad andare a vedere gli altri edifici che ci sono lì in fondo. Lì in fondo ci sono altri edifici, ci sono alcuni migliaia di metri quadri ancora da visitare. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Qui siamo arrivati praticamente quasi nei sotterranei, dietro il gigantesco edificio. E qui abbiamo fatto una scoperta veramente molto particolare. Sotto questo pavimento di cemento armato c'è l'acqua che entra da fuori dal fiume, sicuramente utilizzata per il raffreddamento dei macchinari o nelle lavorazioni. E c'è questa gigantesca vasca che a occhio e croce, visto che l'acqua è molto limpida ed è molto ferma, probabilmente è profondo almeno sì, circa un metro, sicuramente un metro. Qui si tratta di migliaia di metri cubi di acqua, perché qui si vede solo una parte. Sì, credo che contiene anche di l'acqua, veramente. È veramente, veramente grande e l'acqua è veramente limpida, pazzesco. Nonostante sia esatto e ferma, nonostante sia in un magazzino e tra l'altro ci siano anche dei segni di ruggine sotto, oltre che qualche immondizia, come sempre capita. Inoltre abbiamo fatto una scoperta venendo qui. Abbiamo trovato dei sotterranei che non sappiamo quanto grandi siano e dove portano, quindi fra un po' proveremo a scendere nei sotterranei. Se non vedrete questo video, vi ricordo, niente fiori ma opere di bene. Eccoci qui, ancora sul retro di questo gigantesco edificio che continua a riservare incredibili sorprese. Incredibili sorprese, qui c'era un macchinario enorme, perché possiamo vedere dove era appoggiato, occupava probabilmente tutta questa stanza. E non è finita, qui possiamo vedere una crepa veramente pericolosa. Non è a pericolo, a rischio crollo immediato, però comunque è una crepa da paura, perché lì sono 20 centimetri. Ma la cosa incredibile è che qui siamo praticamente sotto la ciminiera. Proviamo a zoomare per farvi capire meglio. Anche qui vediamo un altro murales di quelli nello stesso stile di quelli sopra, molto belli, anche se qui è rovinato dall'umidità. Qui vediamo un portone antico, molto antico. Possiamo vedere anche dal tipo di viti, dal tipo di chiusura. Bellissimo portone. E qui c'è veramente molta umidità. Infatti anche i muri sono completamente disgregati. E abbiamo trovato anche dei sottopassaggi, o meglio, dei cunicoli sotto il pavimento. Cunicoli onestamente da paura, perché sia io che il mio compagno di merende qui siamo sopra i 100 kg, quindi per noi è impossibile entrare dentro un buco come questo. Anzi, questo è anche largo. Questo è anche largo. Gli altri buchi sono alti 40-50 cm, quindi bisogna essere un bambino per strisciare. O almeno avere problemi di anoressia. Allora, io credo che questa volta abbiamo finito con questo. Ecco qui il passaggio. Ci mancano gli altri edifici qui fuori e i sotterranei. Eccoci qui, siamo nei sotterranei. Siamo arrivati in fondo ai sotterranei e da qui parte il video. Qui vediamo la caldaia, delle caldaie. Qui siamo sotto il piano terra. Qui c'è stata una frana, quindi non si può continuare, ma i sotterranei sono veramente enormi. Non pensavamo di trovare una cosa simile. Ed è qui è anche molto pericoloso camminare, perché è come camminare sulle rive di Venezia con le alghe. È tutto umidissimo. Come potete vedere è pazzesca quest'area. Qui riesco a stare in piedi, quindi è forse 1,90 m. Però sui punti dove si abbassa diventa 1,75 m. E qui, incredibile, vedete l'acqua del fiume che passa.
E adesso vi faccio vedere dove arriva, perché è stata, diciamo, una scoperta pazzesca. Sotto la fabbrica scorre il fiume, e qui potete vedere il fiume che scorre con tanto di alghe. Pazzesco. E potete vedere anche i ragni, da paura che ci sono. Qua ce ne sono veramente a centinaia, sopra le nostre teste ce ne sono tantissimi. Mostruoso. Pazzesco. Guarda ragni, guarda. Sì. Sì, sì, sì. Sono, saranno 200-300 come minimo. E proviamo a continuare e vedere se di là c'è un passaggio, anche se credo che qui sia finito, perché è veramente enorme. Qui vediamo la volta di cemento e poi di là sbucherà nel fiume. Qui ci sono altri centinaia di metri, secondo me, di passaggi, però questi sono onestamente troppo bassi. Da giovane sarei passato qui sotto, ma con l'età sono diventato in parte claustrofobico, solo in parte. Quindi io lì sotto, scusatemi, ma non ci vado. Lì vediamo proprio la luce. E di qua diciamo che si torna indietro. Siamo stati attirati da questo rumore. Qui vediamo delle piante di fagioli, incredibile. Delle piante di fagioli. Mi ricordano quando andavo a scuola che mettevamo i fagioli nel cotone per vederli crescere. E questo rumore di acqua non è altro che il muro che ha ceduto e l'acqua passa attraverso le fondamenta. Qui praticamente è tutto finito, i sotterranei sono finiti, qui in fondo a destra si torna su al piano terra. Eccoci qui, siamo nel primo dei quattro giganteschi, chiamiamoli hangar, che si vedevano dal tetto dell'edificio gigante. Questo è il primo e come potete vedere è completamente vuoto, solo murales. Non comunicano tra loro, quindi dovremmo andarli a vedere, però vedo che hanno la campata doppia. Avendo la campata doppia probabilmente non sono quattro ma sono due. Adesso andiamo a fare il giro e vedere dall'altra parte. La cosa che ci sembra strana, ne stavamo parlando adesso, è che in tutta quest'area che abbiamo fatto non abbiamo visto un animale selvatico, un colombo, un passero, un topo. Stranamente abbiamo visto escrementi di topo nei sotterranei e al piano terra, però non abbiamo visto un topo che sia uno, una cosa abbastanza strana, perché sono edifici talmente grandi e vuoti. Eccoci qui sul secondo, chiamiamolo hangar, magazzino che abbiamo trovato, anche questo doppia campata, quindi è l'ultimo che dobbiamo visitare, perché qui di fianco c'è un altro edificio ma non c'è nulla praticamente, ed è anche pericolante. Qui vediamo che l'umidità è entrata dappertutto e c'è uno strato di muschio per terra. Poi c'è questa apertura sul retro che volevamo vedere se c'era qualcosa, perché abbiamo sentito dei rumori. Poteva essere qualche animale oppure la strada adiacente, perché dietro questo muro c'è una strada. Quindi potrebbe essere stato qualche camion che è passato. Vediamo che quelli che hanno fatto i murales sull'edificio gigante si sono scatenati anche qui, ed effettivamente, ripeto, sono molto belli, piuttosto dei soliti atti vandalici, ripeto.
E con questo video siamo arrivati alla fine della nostra gita in questa fabbrica, presumibilmente tessile, perché purtroppo non abbiamo trovato molte informazioni. Io spero che abbiate gradito questo video che ho montato, perché sono